Buongiorno dalla TGR Sicilia. Gli ordini arrivavano dal carcere. Sarebbero stati i figli di Giovanni Fiorenza, ritenuto il boss di Leonforte, a gestire gli affari della cosca, droga ed estorsioni a tappeto. 30 le ordinanze eseguite dalla polizia. Sventato anche un delitto e sequestrate molte armi. Ci colleghiamo con l'inviata Lucia Basso. Con i colloqui in carcere e con le lettere che venivano inviate, la famiglia di Leonforte gestiva e controllava il territorio di Enna. Con minacce e intimidazioni gestiva il traffico delle sostanze stupefacenti e le estorsioni. Stanotte il blitz della polizia coordinato dalla direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta. 30 i provvedimenti di custodia cautelare in carcere. Vediamo il servizio, poi linea Palermo. È scattata nel cuore della notte l'operazione Caput Silente tra Enna, Leonforte, Agira, Nissoria, Catania e Militello in Val di Catania. Oltre 200 poliziotti hanno eseguito 30 provvedimenti di custodia cautelare in carcere nel blitz della squadra mobile e del commissariato coordinato dalla direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta. Sgominato il gruppo che controllava la zona nord di Enna con a capo la famiglia di Leonforte gestita dai fratelli Alex e Simon Fiorenza, vicina al boss Salvatore Ladelia. Per gli investigatori, un'associazione per delinquere di stampo mafioso che imponeva estorsioni, intimidiva anche imprenditori che avevano denunciato il pizzo e gestivano il traffico delle sostanze stupefacenti in un territorio al centro della Sicilia, crocevia di interessi di Cosa Nostra, Catanese e Palermitana. Qui, nell'ottobre del 91, Totorina decise di informare la Commissione regionale di Cosa Nostra sulla nuova scelta stragista. Dal carcere uscivano pizzini e lettere per il controllo del territorio. I messaggi erano quelli di punire chi, diciamo, non aveva chiaramente capito il messaggio dell'atto intimidatorio, quindi della minaccia, ovvero, diciamo, dei danneggiamenti che avevano subito, fino a quando, diciamo, non lo costringevano a pagare. Nel corso delle indagini nel 2019 è stato anche scongiurato l'omicidio di uno spacciatore per un regolamento di conti. Uno spacciatore che non sottostava alle regole imposte dall'organizzazione. Sequestrate ingenti quantità di droga ed armi.